Questo è l'atteggiamento di quello che vuole ascoltare la parola di Dio. Primo, umiltà. Secondo, preghiera. Questa gente non pregava. Non aveva bisogno di pregare. Si sentivano sicuri, si sentivano forti, si sentivano dei. Umiltà e preghiera. Con la umiltà e la preghiera andiamo avanti per ascoltare la parola di Dio e ubbidirla nella Chiesa. Umiltà e preghiera nella Chiesa. E così non succederà a noi questo che è accaduto a questa gente. Non uccideremo per difendere la parola di Dio, quella parola che noi crediamo che è la parola di Dio, ma è una parola totalmente alterata da noi. Chiediamo al Signore la grazia dell'umiltà, di guardare Gesù come il Salvatore che ci parla e parla a me. Ognuno di noi deve dire parla a me. Quando leggiamo il Vangelo, parla a me. Aprire il cuore allo Spirito Santo che dà forza a questa parola. E pregare, pregare tanto, perché noi abbiamo la docilità di ricevere questa parola e ubbidirla. Così sia.